Allora, Sandra, qual è il senso del Sisi per lei? Beh, ci sono alcuni punti molto importanti. Innanzitutto, noi pensiamo che ci debba essere una grande interazione tra terapia, formazione e ricerca, sia come ricerca studiata che come ricerca praticata quando gli allievi ovviamente ne hanno voglia. Ecco. E poi noi pensiamo veramente che le scuole di psicoterapia non debbano essere delle piccole enclave personali che trasmettono esperienze cliniche personali. Noi pensiamo che debbano essere attaccate a un gruppo ricerca e a un pensiero forte, in modo tale da dare eccellenza alla formazione degli allievi. Cosa significa eccellenza per lei? Cosa intende dire? Ma insomma, eccellenza è sia un'eccellenza nell'applicare il pensiero scientifico al pensiero clinico, e quindi un saper pensare al paziente in modo pulito e corretto, sia nella conoscenza dei protocolli internazionali che si sa sono efficaci, quindi uno non è obbligato a usarli sempre o applicarli sempre, ma averli in tasca è sicuramente per il nostro allievo una carta importante. Poi è importante che si impari un'eccellenza di rapporto di rete con le università, con i centri scientifici internazionali e anche essere informati sia su ciò che sta accadendo nel mondo della ricerca cognitivista, sia avere un pensiero, essere in Italia, avere un pensiero italiano e avere la forza e le gambe per portarlo all'estero. E secondo lei come stanno vivendo gli allievi l'esperienza di Assisi? E come li Beh, vede in questi li vedo giorni? estremamente allegri, divertiti, ci sono alcune ricerche interessanti che cercheremo di spingere gli allievi a trasformarle in articoli, ci si diverte, si beve del ottimo vino umbro e si costruisce una rete, anche una rete tra le diverse sedi della scuola e tra le diverse scuole. Bene, grazie.